Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati sul mio canale, benvenuti in un nuovo video, in un nuovo episodio della nostra carriera su FIFA 23 con il nostro Bari. Allora, siamo alle porte del calciomercato, infatti tra una partita, ovvero dopo la partita contro l'Empoli, si aprirà il calciomercato invernale, quello di gennaio, e il nostro obiettivo primario è sì rinforzare la squadra, ma anche adempiere a quelle che sono le aspettative della dirigenza e quindi comprare due giocatori italiani. Ora, il problema fondamentale è un problema di soldi, perché comprare due giocatori con il budget che abbiamo in questo momento, ovvero 1.479.000, è parecchio difficile. Quindi dovremo un pochino intervenire forse con qualche uscita. Dobbiamo cominciare a pensare a questo aspetto di vendere un paio di giocatori magari. E poi possiamo provare a prendere qualcuno in prestito. L'idea è quella di investire nel centrocampo, perché alla fine in attacco abbiamo un po' di giocatori, è vero, non siamo messi da top squadra, ma ci sta, e stessa cosa in difesa. Mentre invece a centrocampo soffriamo perché, tolti i titolari, c'è carenza di giocatori che possono fare la differenza. Che dice che vorrebbe giocare in questa partita contro l'Empoli, noi ci penseremo. E poi andrei a giocare appena si apre il mercato, vediamo un po' anche chi possiamo vendere. Con Perrone faremmo tanti soldi, ma ancora ce lo teniamo. Marcos Alonso è uno di quei giocatori che, per quello che ci dà in campo, potremmo vendere, però onestamente lo vorrei vendere a fine campionato, non mi vorrei ritrovare con un buco difensivo a metà campionato. Stessa cosa Caprile, che è impossibile in questo momento da vendere. Pavlovic invece sta perdendo addirittura valore. È vero che ha avuto un piccolo infortunio, però sta perdendo valore e non me l'aspettavo. E Piontek in prestito, così come Højlund, così come De Sciglio. Samardžić appena preso. Ci stanno a 6 milioni, potrebbe essere venduto a 26 anni. Però in questo momento non abbiamo in rosa un sostituto né i soldi per comprarlo. Quindi buttiamoci subito in questa prima partita molto importante contro l'Empoli. Vi ricordo che noi siamo più o meno a metà classifica in questo momento, dopo la sconfitta con la Juventus, e cerchiamo di vincerla a questo punto. Marcos Alonso lascia il posto al cugino, anche se De Sciglio è disastroso a sinistra, ma questo possiamo fare, anche perché se lo cambiamo dopo Marcos Alonso si incazza e io eviterei di farlo incazzare. Si parte ragazzi, Empoli-Bari si affrontano, ma sicuramente sarà una partita importante in chiave salvezza. Attenzione al gladiatore. Il gladiatore vede l'inserimento di Khedira, palla di ritorno, il gladiatore Perrone sul primo palo, arriva la parata. Khedira si muove forse un po' troppo presto sulla verticalizzazione. Ora Piontek recupera un buon pallone. Samardžić, ancora Vicario. Samardžić, Piontek sbaglia il passaggio. Si è allenato nei passaggi con Højlund. Perrone. Samardžić, attenzione a Khedira. Khedira davanti alla porta. Khedira si allunga palla incredibilmente. Ma come ha fatto ad allungarsela? Era da solo. Pavlovic esce per andare in chiusura. La palla dentro. Dieng. E arriva la parata importante. Attenzione alla palla persa. E c'è il gol. Il gol dell'Empoli. Che era nell'aria. Proprio si vedeva che in questa azione dovevano segnare. Con un tiro sporco, brutto, che beffa il povero Caprile. 1-0, gol di Dieng. E il Bari soffre. Un periodo di sofferenza questo per noi. Prendiamo tanti gol veramente evitabili. Tiro forse deviato da De Sciglio. Disastro De Sciglio. È stato deviato col tacco proprio sul finire di questo primo tempo. Però stiamo... non riusciamo ad essere spumeggianti in attacco, a creare azioni pulite da gol. Subito due cambi per provare a cambiarla. Appunto, entra Marcos Alonso sulla sinistra ed entra anche il talismano Seidler. C'è Samardžić. Seidler porta lui palla. Vede l'imbucata per Pucino. Quota 15. Col sinistro. Bella imbucata questa. E Pucino non fallisce. Il cugino di tutti. E Seidler la cambia.
ancora una volta con l'imbucata perfetta. Poi Pucino se la giusta e Vicario stavolta nemmeno si butta, anzi si butta tre quarti d'ora dopo. Era in buffer la parata di Vicario. E allora 1-1 importantissimo. Il secondo gol col nostro Bari del cugino Pucino. Sempre gol mai banali. Attenzione all'imbucata per Scheidler, è brutta, ma Scheidler recupera palla. Scheidler la mette dentro, perché dira! Altro assist di Scheidler! Che beffa l'Empoli e ci porta in vantaggio con Gualino che dira. Sempre Scheidler a fare la differenza, ma sempre da subentrato. Quando parte dall'inizio invece non è proprio cosa sua. È il nostro Caicedo Scheidler. Ruba palla e poi intelligentemente l'assist dentro per Khedira. Fino all'ultimo ero tentato dal tirare direttamente con Scheidler di sinistro. Meno male che non l'abbiamo fatto, perché la palla probabilmente sarebbe finita in curva. Teniamola lì. Fischia arbitro. Fischia! Vittoria importantissima in chiave salvezza per il Bari. In rimonta. Cambiata da Scheidler questa partita. Abbiamo fatto poi un po' di melina, abbiamo fatto scorrere il cronometro, perché questa per noi è una vittoria importantissima. Non c'è mai una partita semplice per noi, sempre da sudare. Allora ragazzi, questo è un problema, perché l'Atalanta vuole richiamare Højlund, il vichingo, perché non sta giocando abbastanza. Purtroppo dobbiamo prendere in considerazione il fatto che potrebbero richiamarlo. Ma d'altronde noi dobbiamo pensare a vincere, non possiamo pensare a mettere in campo Højlund per perdere le partite. Pucino contento, bene così, ha giocato molto bene, ha fatto pure gol, ci aveva chiesto di giocare e ha ripagato la nostra fiducia. Il mercato è aperto ragazzi, Martinelli e Jorgensen ceduti in prestito fino alla fine della stagione. E Højlund aveva un prestito di 6 mesi a quanto pare e quindi è tornato all'Atalanta. Io questa cosa vi giuro che non me la ricordavo. Ah no, è tornato perché se lo sono ripreso. È tornato perché se lo sono ripreso, infatti era di un anno il prestito. Io mi ricordavo che era di un anno, poi magari mi sbaglio. Comunque sta di fatto che Højlund è tornato e non me l'aspettavo. Partiamo dal centrocampo, in particolare dei giocatori italiani. Sappiamo che Rocco non ce lo vogliono dare. Mai e poi mai. Potremmo anche andare a vedere chi c'è in scadenza per eventualmente prenderlo per fine anno. Castrovilli in prestito? Assolutamente no, assolutamente no. Mandragora in prestito? Assolutamente no. La Fiorentina non vuole mandare nessuno in prestito, li fa giocare tutti. Bobega? Assolutamente no. Questo è un problema, ragazzi. Vediamo Gaetano. Nemmeno Gaetano, che non gioca mai al Napoli. Ma scusate, ma che modo è? Potremmo prendere Pellegrini in prestito al posto di Højlund e provare lui? Ma ce lo danno in prestito? Infatti, non ce lo danno in prestito Pellegrini. Ma mai e poi mai. Colombo nemmeno. Ragazzi, situazione disastrosa. Disastrosa, ma chi dovremmo prendere in prestito? Potremmo prendere Bani e svincolare Vicari. Simone Verdi. Se può fare il trequartista potrebbe essere una risorsa per noi al posto di Ruben Botta. Andiamo a promuovere Woodward dalla primavera come portiere. E poi abbiamo qualche giocatore che sta crescendo, ma che ancora vorrei lasciare in primavera. Ragazzi, io direi di andare a giocare la partita e poi concentrarci nel prossimo episodio proprio sul calciomercato. In questo momento non siamo messi benissimo, devo essere sincero, con il vichingo che se ne va e tanti giocatori che lasciano in una rosa che già era corta prima, senza soldi, io la vedo male. Mattia Bani potrebbe essere un buon sostituto per Vicari, in modo tale che noi Vicari lo vendiamo, facciamo un milioncino e prendiamo al suo posto invece Bani, che voglio dire più o meno sarà uguale come overall, anzi forse ha un overall più alto. Allora ragazzi, andiamo con la formazione titolare. Se n'è andato il vichingo, incredibile, cioè se lo sono ripreso così, ci hanno avvertito e poi subito dopo se lo sono ripreso.
Che infami, che infami. Siamo messi malissimo. Si gioca Bari-Hellas al San Nicola. L'Hellas Verona che sta facendo un campionato incredibile. Maiello, palla dentro. Marcos Alonso traversa, ma non è possibile. E poi Montipò la blocca sulla linea di porta. Ma un po' di fortuna, per favore. Un po' di fortuna. Attenzione, si buttano dentro i giocatori del Verona. Tiro da fuori, Caprile. Piontek. Samardzic sbaglia ancora l'imbucata. Ma non è possibile però, amico mio. Si stanno allenando tutti nei passaggi con il Vichingo. Anche ora che non c'è più. Attenzione a Massimo Perrone. Palla dentro per Piontek. Vede Beautiful Man che arriva al tiro. Arriva la parata di Montipò che risponde al tiro sul primo palo. Ma finisce qua il primo tempo. Qualche fischio da parte dei tifosi. Sicuramente non stanno vedendo una squadra brillante in questo periodo della stagione. Ma ce la stiamo mettendo davvero tutta. Non cambio nulla per ora. Non sono convinto al 100%, ma abbiamo una rosa veramente, veramente poco profonda. Che ci può dare veramente poco in questo momento. Attenzione al tiro da fuori. Con la parata di Caprile. Adesso spinge il Verona. Vuole fare vedere la differenza di classifica che c'è tra queste due squadre. Parata plastica di Caprile sul colpo di testa. Nessuno che si fa incontro. E allora arriva Maiello a dare manforte. Palla sbagliata incredibile di Maiello. Palla sbagliata incredibile di Maiello. Poi Pavlovic va fortunatamente a rimediare. Vabbè, ma non è possibile, ragazzi. Ma non è possibile. Ma che rimpallo è? Marcos Alonso in calcio d'angolo. Incredibile, incredibile. Prova a spazzarla e gli finisce addosso. Ho fatto diversi cambi. L'avevo fatto un bel po' di tempo fa, tra l'altro. Entra il talismano. Mallamo, non farti superare, Mallamo. Palla dentro. Attenzione al tiro! Da fuori, anzi, da dentro l'area. Incredibile, incredibile. Il tiro della Tigre all'85esimo. Sotto la pioggia battente del San Nicola. Nessuno è andato a chiudere. Esulta giustamente Montipò, che ha fatto delle buone parate oggi per evitare la sconfitta della sua squadra. Nessuno va a chiudere. Maiello guarda il nulla. Su questi tiri in pratica mi sembra di aver capito che non possono essere parati. Puoi avere anche il portiere migliore del mondo in porta, ma sono sempre gol. Fischia adesso. Altra sconfitta. Contro le squadre, diciamo, più forti di noi. Il Verona non dovrebbe essere più forte di noi, ma evidentemente se sta al sesto posto c'è un motivo. Però questa non meritavamo di perderla. Ragazzi, mamma mia, non si riesce. Si perdono sempre queste partite assurde all'ultimo minuto. Perdiamo anche due posizioni su Udinese e Torino. Spiazze perdere così. Spiazze sempre. Allora, prima di andare alla prossima partita, che sarà contro la Lazio, io vorrei vedere se c'è possibilità di fare qualcosa. Dragusin è stato contattato dal PSG. La Juventus ha ricevuto un'offerta di 6 milioni e 400 mila. Non c'è molto che possiamo fare. Tenerone Dragusin lo perderemo sicuramente, ma non nemmeno stavo provando a pensare onestamente a prendere Dragusin. Allora, abbiamo ricevuto un'offerta di trasferimento per Cistana. Queste sono le offerte di trasferimento che non vorrei mai ricevere perché mi mettono fottutamente in difficoltà. Cistana ha un valore di 6 milioni, non lo cederei mai per 6 milioni e 7. Il problema è quello, chi ci compriamo poi con 6 milioni e 7? Cistana è un buon giocatore, però è uno di quei giocatori che potrebbe essere venduto. Però chi ci compriamo? Non so onestamente dove andare ad intervenire, soprattutto dovendo prendere giocatori italiani, perché la società vuole che noi investiamo in giocatori italiani. Allora ragazzi, facciamo così, ne riparliamo nel prossimo episodio.
ne riparliamo nel prossimo episodio, magari dopo la partita, dopo la partita contro la Lazio. Prossimo episodio con Lazio e Coppa contro l'Ascoli, e cerchiamo di andare avanti anche in Coppa, che non sarebbe male. Ragazzi, mi raccomando, fatemi sapere in un commento cosa ne pensate. Mi raccomando, anzi, ditemi cosa si può fare con questo calciomercato, perché io ho un po' le mani legate con questo budget, anzi molto le mani legate, abbiamo speso forse troppo finora. Quindi mi raccomando, lasciate anche un like e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, per supportare questa serie e tutti i miei contenuti. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento ad un prossimo video. Un saluto a tutti ragazzi, ciao!